Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Queste parole sono come un ritornello che conosciamo quasi a memoria, nonostante i cambi di traduzione che ogni tanto facciamo. È il ritornello con cui ogni anno incominciamo a celebrare il Santo Triduo Pasquale. E anche se abbiamo forse solo cominciato a capire queste parole dischiudono subito una grande speranza per ciascuno di noi, perché ci dicono con grande immediatezza una cosa che abbiamo continuamente bisogno di ascoltare e di credere. Potremmo dirla così: prima che le cose volgano al peggio o alla fine, l'ultima parola ce l'ha l'amore. Prima che tutto sia finito, l'amore ha la possibilità di dire e di dare qualcosa. Naturalmente parliamo dell'amore che è disposto ad andare fino alla fine. Questo fa Gesù e questo Gesù ci svela. Prima della fine di ogni cosa, persino del mondo, è l'amore il vero protagonista della storia, della creazione che Dio ha fatto. E l'amore ha sempre questa libertà di poter fare il primo ma anche l'ultimo passo. Naturalmente parliamo dell'amore più grande, quello invincibile, quello che può non fermarsi nemmeno davanti al rifiuto, nemmeno quando rimaniamo soli, nemmeno quando siamo traditi, nemmeno quando ci sentiamo nulla. C'è sempre un amore che possiamo continuare a custodire e ad esprimere. Gesù non vive questo amore più grande come un eroe che non sente tutta la fatica della nostra condizione umana, anzi, è pienamente uomo. E Giovanni specifica che questo atto di amore infinito che Gesù compie lo fa sapendo che era giunta la sua ora, sapendo che il Padre lo aveva amato e che veniva da lui e a lui tornava, ecco che Gesù fa il passo dell'amore più grande. Allora capiamo che anche se è un amore che ci toglie il fiato solo a guardarlo e a immaginarlo, non si tratta di un atto di forza, è un atto di restituzione. Gesù vuota le tasche, dà tutto quello che ha, l'amore che il Padre ha per lui. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, diciamo nel credo. Il Figlio è da sempre consapevole di essere generato dal Padre, questo è l'amore che lui ha scolpito nel cuore. Ma Gesù questo amore, in quanto uomo, ha voluto anche riceverlo da noi. Iniziamo sempre la Settimana Santa con la memoria di Maria, di Betania, che si china ai piedi di Gesù e versa tutto il suo amore per lui. Probabilmente non è stata l'unica donna che ha compiuto un simile gesto nei confronti di Gesù. E Gesù ha imparato anche così a esprimere l'amore del Padre dalle donne. Si è lasciato amare, prima da sua madre, poi dalle donne che ha incontrato. Il gesto che compie ai discepoli è un gesto che prima lui ha ricevuto. E questa è la legge della carità che i cristiani hanno appreso, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura. Fratelli, io vi trasmetto quello che ho ricevuto. Questo siamo noi cristiani. Non siamo gli eroi del mondo né i più bravi. Siamo responsabili di una consegna che ci è stata fatta. L'amore di Dio che si è fatto carne. Abbiamo scoperto che si è fatto persino sacramento. Una cosa che possiamo ripetere e che ci rende accessibile davvero l'amore, la grazia di Dio. Questo amore Dio lo aveva iniziato a raccontare già nei tempi antichi, come abbiamo ascoltato dall'Esodo. Aveva scelto un popolo, lo aveva chiamato, lo aveva eletto e aveva stabilito con lui un'alleanza. Salvandolo dall'Egitto, chiedeva a questo popolo di prendere un agnello, di prendere il sangue di questo agnello e di dipingere la casa, le porte della casa con questo sangue. E lui sarebbe passato oltre. Era un'immagine, ancora imperfetta, che però diceva già qualcosa di questo mistero che siamo qui oggi a celebrare. Un mistero di amore fino alla fine, fino al sangue.
Però nei tempi antichi poteva sembrare ancora che fossimo noi che dovevamo dare qualcosa a Dio. Ed è un'immagine sempre pericolosa, immaginare che Dio abbia bisogno del nostro sangue. Purtroppo anche nella storia della Chiesa siamo passati attraverso secoli in cui le cose si dicevano un po' così. Più soffriamo e più stiamo meglio. Non è questo il senso del sacrificio. Infatti, quando Dio si è fatto uomo, questa immagine imperfetta l'abbiamo capita pienamente, anche se con molta fatica. Pietro dice a Gesù: tu lavi i piedi a me? Ma no, non può essere. Siamo noi che dobbiamo dare qualcosa a te. Invece è proprio il contrario. I discepoli con grande difficoltà hanno accettato di lasciarsi raggiungere nella parte più sporchevole e sporca della loro vita, i piedi. I piedi sono quella cosa che, a meno che non stai in casa 24 ore su 24, ti si sporcano subito. E infatti le scarpe sono quella cosa che di certo non portiamo in sala da pranzo. Eppure vivere vuol dire uscire, camminare, andare incontro agli altri, cioè sporcarsi. Per questo Gesù si è chinato fino ai piedi dei discepoli, per distruggere ogni illusione di santità che non si radichi nei piedi, cioè che non sia così concreta da fare i conti con la contaminazione con l'altro. Senza contaminazione non c'è l'amore. Allora capiamo bene che questo tempo di pandemia per noi deve averci fatto venire un po' di nostalgia, non solo di togliere la mascherina, che non ne possiamo più, ma di tornare a poterci contaminare con gli altri, perché l'amore di questo ha bisogno. Tanto di qualcosa bisognerà morire, non nella vita. L'importante è morire non soltanto con i nostri batteri, ma anche con quelli di qualcun altro, perché questo sarà il certificato che non ci siamo chiusi nell'individualismo e nell'egoismo. Forse sarà questo il tampone che ci verrà fatto prima di entrare in paradiso. Ma tu ti sei sporcato con qualcuno? O avremo le mani che sanno solo di gel disinfettante quando arriveremo in cielo? Questo dovremmo cominciare a chiedercelo, ora che fra un po', speriamo, saremo anche un po' liberi da questi automatismi che sono diventati così quotidiani. Allora forse possiamo capire meglio l'immagine antica del sangue sulla casa. Dio non vuole vedere il sangue nel senso della sofferenza. Dio vuole vedere l'amore in noi. Vuole vedere che ci compromettiamo così tanto con l'altro che un po' di sangue ogni tanto viene fuori. E quando vede questo passa oltre. In che senso? È contento. Perché? Non perché soffriamo, ma perché stiamo diventando simili a lui. E allora passa oltre, va a vedere se qualcun altro dei suoi figli sta facendo lo stesso cammino. Quest'anno non faremo la lavanda dei piedi, le norme ce lo impediscono, anche se forse noi frati avremmo potuto lavarci i piedi, visto che viviamo insieme. Però rispettiamo le norme che la diocesi ci ha dato. E in questa privazione forse possiamo approfittare tutti di un appello. Quest'anno non ci sarà una rappresentazione di quello che l'Eucaristia significa. E allora siamo tutti più sollecitati a non cercare fuori un'immagine che ci consoli per un attimo o ci dia un conforto momentaneo. Siamo tutti chiamati a essere noi quel segno che quest'anno manca. Noi siamo chiamati a lavarci i piedi gli uni gli altri. E allora vorrei concludere semplicemente con questi due piccoli significati dell'Eucaristia, visto che oggi ricordiamo questo grande dono che Dio ha fatto alla Chiesa, insieme anche al sacerdozio, che è il nostro, ci vedete qui in tanti attorno all'altare, ma è anche quello di ogni singolo battezzato, il sacerdozio universale. Che cosa vuol dire che noi abbiamo, riceviamo e trasmettiamo il corpo e il sangue del Signore, noi come Chiesa? Certo che amministriamo un sacramento con il massimo rispetto, con la massima attenzione, ma ancora di più vuol dire che ricevendo il corpo e il sangue del Signore, noi riceviamo la sua capacità di amare fino alla fine.
Questa è la responsabilità che noi abbiamo. Deve passare attraverso di noi il sacramento e trasformarci. In questo tempo abbiamo visto come ognuno è affezionato a un proprio modo, no, di ricevere il corpo del Signore. Chi in piedi, chi in ginocchio, chi sulla mano, chi in bocca. Al di là di tutti questi preliminari, la cosa importante è comprendere che quando quel corpo entra in noi la capacità di amare fino alla fine. E allora l'unica profanazione di cui dovremmo veramente preoccuparci è se dopo aver preso il corpo e il sangue del Signore, noi ci allontaniamo dai piedi dell'altro. Noi rinunciamo ad amare fino alla fine. Le persone che non meritano più il nostro amore, ma che sono il luogo reale dove noi siamo chiamati ad andare fino in fondo. Non esiste un luogo astratto, senza odori di piedi. Esiste solo il luogo dove Dio ci sta aspettando, chinato a terra, per darci la forza di accogliere l'altro, che come noi ha solo bisogno di essere riconosciuto nella sua parte sporchevole e sporca. Allora potremmo concludere con una domanda, quella che Gesù quella sera ha fatto ai discepoli. Capite quello che vi ho fatto? Capiamo quello che il Signore ci ha fatto in questo tempo di pandemia? Facendoci vivere come tutti tante limitazioni, non permettendoci di vivere come siamo abituati a fare i misteri della nostra fede, soprattutto la comunità, l'incontro con gli altri. Ci rendiamo conto che questo tempo potrebbe passare invano se non ci rendiamo conto che il Signore a noi cristiani in questo tempo di pandemia ci chiede di tornare a sentire la responsabilità di trasmettere quello che abbiamo ricevuto. Il suo corpo, il suo sangue, non in un modo rituale e astratto, attraverso di noi. Sarebbe passato davvero invano questo tempo se noi non avessimo capito almeno questo, che mentre tutto il mondo gridava soltanto tanta paura e aspettava il miracolo del vaccino, noi cristiani dovevamo capire un'altra cosa, che il Signore chiedeva a noi di non avere paura e di prepararci ad amare fino alla fine, dove lo scopriremo domani. Per ora ci basti avere la speranza che il Signore sarà con noi, ci accompagnerà a poterlo fare.